Caitlin Ohashi è la ginnasta americana che sta spopolando su YouTube con questa performance che le valsa un 10, un 10 perfetto. Ma la sua storia non è stata sempre facile, anzi, ha avuto momenti davvero, davvero difficili. Ma continuiamo a vedere questa sua performance. Quello che mi colpisce della sua esibizione è questo fantastico sorriso, la capacità di coinvolgere e l'entusiasmo straordinario del pubblico. Eppure la sua storia non è stata proprio facile facile. Lei è del 97 e inizia a praticare questo sport, la ginnastica artistica, da bambina, un po' come è normale in questo sport così complesso. E già a 10-12 anni inizia a partecipare a gare nazionali e a prendere anche qualche medaglia a livello nazionale. Gli Stati Uniti sono fortissimi in questo sport e il livello è veramente, veramente alto. Con questi primi risultati viene ammessa in una palestra e con un allenatore molto importante, un allenatore di livello, che è un atleta olimpico e che allena atleti di livello olimpico. E inizia a allenarla con un livello di pressione molto elevato, portandola a livelli decisamente più alti, facendola competere sia a livello nazionale che internazionale. Kathleen migliora tantissimo, arriva a un livello veramente importante e arrivano le prime vittorie. Vince molte medaglie sia nazionali che in competizioni internazionali. E tutte queste vittorie da junior le permettono di competere anche a livello senior, anche se ancora piccola. E a livello senior compete e anche lì ottiene dei grandi risultati, fin quando non partecipa all'American Cup che in questo sport è la competizione internazionale più importante. Partecipa e vince contro Simone Biles. Simone Biles è la ginnasta più forte di questo periodo, americana, più forte al mondo, medaglia d'oro alle Olimpiadi, ed è l'unica volta che ha perso è stata quell'American Cup da Kathleen. Purtroppo, dopo questa grande vittoria, iniziano i problemi per lei. E nell'aprile successivo inizia ad avere dolori alla spalla fin quando non deve operarsi. E dopo l'operazione alle spalla, con un recupero molto difficile e doloroso, inizia ad avere altri problemi. L'allenatore dà la colpa al suo peso e le inizia a mettere una forte pressione perché deve dimagrire. Dopo un po' ha anche problemi alla schiena e decide di fermarsi un po' con questo sport. Dal suo diario ho letto su internet delle cose veramente raccapriccianti, una pressione mostruosa da parte dell'allenatore perché doveva perdere peso. E lei, che ormai aveva in testa questo problema del peso, era arrivata anche a controllare tutti i giorni quanto fossero grandi le sue gambe. Come vedi dalle immagini, ha anche delle gambe molto forti, anche molto muscolose, e le misurava ogni giorno mettendo le mani intorno alla gamba per vedere se riusciva, con solamente stringendo, a toccarsi le dita. E fin quando è riuscita a farlo, accettava il consiglio dell'allenatore di andare a correre per dimagrire. Poi un giorno non riuscì più a farlo, allora decise di non mangiare più la sera, mangiava solo delle verdurine, oltre ad andare a correre. Fin quando questa situazione diventò insostenibile e pensò che una soluzione possibile fosse la bulimia. La bulimia, per chi non lo sapesse, è un disturbo del cibo che ti porta a mangiare perché hai fame, ma per il senso di colpa di aver mangiato si procura il vomito e quindi rigettare tutto quello che hai mangiato. Ovviamente è un disturbo molto serio. Fortunatamente lei a un certo punto si è fermata e ha deciso di iscriversi all'università e a partecipare al campionato universitario, l'NCAA, e infatti questa magnifica performance è avvenuta proprio nel campionato universitario. Questo 10, che non è l'unico, è il quinto 10 che ha avuto nel campionato universitario, le ha riportato il sorriso, le ha riportato la gioia di praticare il suo sport. Ci sono varie considerazioni da fare, io ne voglio fare tre che reputo molto importanti. La prima è che ci deve essere un equilibrio dal porsi un obiettivo ambizioso e quindi fare di tutto per raggiungerlo, ed essere disposti a tutto con delle pressioni inaccettabili.
Io sono un mental coach e seguo molti atleti e mi piace che i miei atleti arrivino a superare i loro limiti. Ma una cosa è lavorare per superare i propri limiti e una cosa è lavorare con delle pressioni addosso devastanti. La seconda considerazione è che chi come me fa parte dello staff di un atleta, quindi tutti quelli che sono gli allenatori, il preparatore atletico, il mental coach, il nutrizionista e tutte le figure che stanno intorno a un atleta, hanno una responsabilità molto importante. È giusto chiedere tanto ai ragazzi? Sì, aiuta loro a crescere, gli permette di raggiungere dei risultati straordinari, ma bisogna farlo con una comunicazione efficace. È inammissibile arrivare a creare delle pressioni mostruose che vanno a intaccare l'identità di una persona. Vanno a intaccare l'identità perché vanno a creare nella testa di quell'atleta che lei è sbagliata, perché è deforme. Kathleen si vedeva deforme con le gambe troppo grandi. Vedeva in quello un limite così grande e si sentiva così sbagliata da non allenarsi più con la gioia di praticare lo sport che amava. Quindi chi come me lavora nel settore dello sport, e questo è un messaggio anche per tutti gli allenatori, i preparatori atletici, abbiamo una grande responsabilità, soprattutto dobbiamo imparare a comunicare in maniera efficace. Terza considerazione è l'amore per lo sport. Io non so quanti atleti sarebbero stati capaci di abbandonare il proprio sport e abbandonare il proprio sogno olimpico, perché purtroppo lei, quando è stata operata e ha fatto il recupero, non era più pronta per poter partecipare alle selezioni olimpiche per la squadra olimpica. E dopo quella disavventura, ritornare a praticare lo sport solo per la passione di quello sport e tornare a praticare quello sport con una passione straordinaria. Quello che mi ha colpito tantissimo di questo video è il sorriso. È il sorriso di Kathleen. Grazie Kathleen per questa emozione bellissima che mi hai donato. E a te, amico di Vinci con la Mente, io saluto con un abbraccio e al prossimo video. Ciao!